Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Risparmio, e bentornati in un nuovo video. Oggi un attimino vado a guardare e a discutere con voi, per chi fosse interessato ovviamente, riguardo le ultime novità che sono state implementate su Trading 212 e che in alcuni casi hanno fatto storcere il naso a un po' di persone e per altre situazioni invece hanno fatto diventare Trading 212 una nuova, diciamo un nuovo scudo contro i classici broker normali, anche perché per alcuni versi le novità introdotte sono molto ma molto particolari. Tutto questo dopo la sigla. Dunque, di che novità stiamo parlando? Particolarmente mi vorrei concentrare su due novità. Comunque devo finirla con queste introduzioni. Partiamo prima di tutto dal cosiddetto copy pie o copia areogramma. In questo caso la cosa era già presente, cioè si poteva già fare una copia dell'areogramma, ma ora quello che è stato implementato è il fatto che nel momento in cui il creatore dell'areogramma va a fare una modifica, chi la copia viene avvisato con appunto un avviso della variazione e in questo caso si può andare a fare la stessa variazione del creatore dell'areogramma oppure si può rifiutare la variazione. Questo è importante perché si distacca un po' da quello che la solita cosa che si fa sui Tor, nel senso quando si copia una persona si vanno a copiare automaticamente tutte quante le modifiche, le aggiunte o le chiusure di posizioni che vengono fatte sul proprio copiatore. In questo caso invece si dà la possibilità a chi copia di decidere in autonomia se questa copia vuole essere fatta oppure no. E da un certo punto di vista molto probabilmente qui ci si va un attimino a coprire dal fatto che opportunamente se si va a copiare in maniera incondizionata qualcuno si potrebbe andare anche a copiare degli errori e oltretutto ricordo che il copy trading è una sottile linea di demarcazione fra il legale e l'illegale, non che quello che venga fatto dai tori è illegale, assolutamente no, anzi. Però comunque si va a utilizzare un cavillo burocratico che appunto non permette di fare management di asset altrui, a meno che non ci sia un vero e proprio rapporto fra un consulente finanziario e un cliente. Ma in questo caso in realtà copiando si danno appunto tutte le varie possibilità di decidere o no se la copia venga fatta oppure no. In questo caso invece la decisione viene data di volta in volta perché effettivamente la copia che viene fatta è zero. Nel momento in cui vado a copiare un areogramma di qualcuno, io vado a copiare con zero soldi. Sono io poi a decidere se aggiungere soldi, quanti aggiungerne e così via. E in questo caso anche si va a implementare un attimino quello che è la possibilità di decidere o no se la copia vuole essere anche portata avanti per tutte quelle che sono le variazioni che il creatore dell'areogramma va a fare. E qui si trova una spiegazione abbastanza dettagliata. Questa opportunità è stata aggiunta il 10 marzo, come si può vedere da qui, giorno in cui è stata pubblicata sulla community Trading 212, il forum ufficiale di Trading 212, e appunto viene spiegata come potendo andare a copiare come si faceva prima l'areogramma, si può anche andare a decidere nel momento in cui una variazione viene fatta di abilitare o disabilitare le notifiche delle variazioni a quell'areogramma e di volta in volta di andare a copiare o no le variazioni che il creatore dell'areogramma va a fare. C'è anche una piccola Frequently Asked Question qui, dove appunto viene spiegata che la copia è principalmente attiva, per cui in qualunque momento uno voglia decidere di copiare o no, è a libertà del copiatore e non di chi ha creato l'areogramma. Questa è una introduzione, secondo me, molto positiva, nel senso che si distacca molto dal classico copy trading perché permette un controllo più autonomo di quello che è poi la variazione delle posizioni all'interno di un areogramma che si è preso magari come spunto e non come copia vera e propria. L'altra cosa che invece ha fatto storcere il naso è l'introduzione di un tasso di conversione per quanto riguarda le valute. Qui viene spiegato appunto in questo post, sempre nel forum del Community Trading 212, che effettivamente Trading 212 fino adesso ha mantenuto il cambio valuta gratuito, ma ovviamente al momento hanno deciso di introdurre un piccolo tasso di conversione che possiamo trovare qui, lo 0,15%, che in linea di massima, per quello che ho potuto vedere online, è il più basso al momento che c'è in giro, non è assolutamente un tasso esoso,
Però quello che ha fatto storcere un po' il naso anche a me, non solo a me, ma un po' tutta la community, è il fatto che da broker completamente gratuito, tendo 100 dollari un po' alla volta, sembra aggiungere postille qui, costi lì. Un altro costo che era stato aggiunto era quello del ricaricare il proprio conto tramite carta. È stato messo un limite di 2000 euro, oltre il quale si paga una commissione, ovviamente sulla parte eccedente. E queste due cose hanno un po' fatto storcere il naso. Infatti, da quando è stato introdotto questo tasso di conversione il 2 marzo, praticamente ogni giorno ci sono post. A oggi, questo registrando il video 14 marzo, sono 566 post riguardo a questo argomento. E questo lo posso anche capire perché ovviamente si sta passando piano piano da un broker totalmente gratuito a un broker con qualche commissione, e la paura di molti è che si vada un po' a togliere la totale gratuità, come cavolo si dice, della piattaforma. E diciamo, si vada un po' a trasformare quella che era la filosofia iniziale di Trading 212. Ovviamente si tratta di costi veramente irrisori. Uno, per quanto riguarda la parte appunto di ricaricare il proprio conto, che può essere evitata facendo dei bonifici. Sono un po' più lenti, però ovviamente si evita qualsiasi tipo di costo. Due, ovviamente si tratta di costi che al momento sono stati aggiunti anche per quanto riguarda la conversione, che sono, diciamo, molto più bassi rispetto alla media di mercato. Bisogna comunque tenere monitorata la cosa per evitare, ovviamente, che ci si vada a ritrovare poi con un broker che vada a introdurre costi aggiuntivi su costi aggiuntivi, e ovviamente si vada un po' a perdere la filosofia iniziale di quello che era il progetto di Trading 1.2, che, ricordo, ha in progetto, non nel brevissimo periodo, comunque, di introdurre un piano a pagamento, per cui un piano a commissione mensile, nel quale sono ovviamente tutti questi costi sarebbero eliminati. E per quanto mi riguarda, sinceramente, preferirei più una cosa del genere, nel senso, un piano a pagamento mensile, e poi con tutti quanti i costi che vengono assorbiti da questo pagamento mensile, come se fosse un canone, piuttosto che avere un broker che è completamente gratuito e poi di mese in mese, di anno in anno, aggiunga un po' alla volta dei costi. Anche a me, come dicevo prima, questa cosa mi ha fatto storcere il naso, però ripeto, non sto assolutamente pensando di spostare i soldi che ho su questa piattaforma al momento, perché ovviamente per quello che è il mio utilizzo, non ci trovo al momento nessun costo particolare che possa influire sui miei guadagni, sulla mia operatività. Però ovviamente non tutte le persone sono uguali e bisogna andare a valutare un attimino quello che è e che sarà appunto l'evolversi della situazione. Ovviamente ricordo come sempre che tutto quello che vado a proporre su questo canale sono delle semplici opinioni private mie personali, e non sono da intendersi come dei consigli finanziari o come degli inviti ad investire. Semplicemente volevo portare queste due variazioni della piattaforma all'occhio di voi che la utilizzate, o di chi magari pensava di andare a iscriversi alla piattaforma, proprio per, insomma, fare capire che in questo momento ci sono questi costi aggiuntivi, queste problematiche, che per qualcuno possono anche non essere problematiche. Magari qualcuno che viene da un broker, per esempio bancario, che ha costi 10 volte tanto quelli che si pagano su 3D 1212, però ovviamente è giusto capire la proporzione delle cose. Prima di lasciare, ovviamente, volevo ricordare che mi puoi seguire in qualunque momento su questo canale, dove pubblico un video nuovo ogni martedì e ogni venerdì, e dove pubblico anche il giovedì, anche se al momento sono bloccate, delle live in cui si va a discutere un po' sul comparto REITs con la serie REITs alle orecchie, e anche su quello che succede nei mercati con la serie Buonanotte Mercati. Ogni lunedì un articolo nuovo sul blog, ricomincio a breve, perché so e sapete che ho bloccato, e poi su Instagram, io underscore risparmio. Bene, spero che questo video sia stato di tuo gradimento, e ovviamente se lo è stato, fammelo capire lasciando un pollice in su e lasciando un commento qui sotto per discutere della situazione. Se sei nuovo sul canale e di passaggio, ovviamente ti chiedo di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche. Anche per oggi è tutto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!